L'ufficio Erasmus di Salerno è uno dei più grandi uffici Erasmus dei conservatori italiani. Come mobilità siamo fra i primissimi posti in Italia e ogni anno mandiamo all'estero numerosi studenti che partono per studio o per lavoro all'estero. Generalmente si recano all'estero per un anno, abbiamo numerosi partner in Europa e da quest'anno apriremo anche, grazie ad Erasmus Plus, che è il nuovo programma dell'Unione Europea che apre l'Erasmus anche ai paesi extraeuropei. Erasmus on Stage è la rassegna che noi facciamo tutti gli anni per i nostri studenti, gli studenti del Conservatorio Martucci che sono stati in Erasmus, che al ritorno del loro anno di mobilità, in questo modo attraverso la musica condividono la loro esperienza e trasmettono ai loro compagni che sono rimasti a casa la voglia di partire, di andare, di misurarsi con l'Europa, di mettersi in relazione con un mondo musicale che non ha mai cessato negli anni di essere cosmopolita, perché la musica ha sempre travalicato i confini nazionali. La grande fortuna di noi musicisti, noi come conservatori abbiamo questo vantaggio rispetto all'università, che la lingua che noi parliamo, la lingua della musica, è uguale dappertutto, e anzi l'Italia è stata la grande culla della musica per secoli. Quindi i nostri ragazzi partono con un vantaggio, ma nell'insieme con la consapevolezza che non è possibile più essere musicisti, essere professionisti senza confrontarsi con il resto dell'Europa e con il resto del mondo. Sono 5 concerti da sabato a mercoledì, sabato, domenica, lunedì, martedì e mercoledì dal 25 al 29 ottobre, che si terranno nella chiesa di Santa Apollonia via San Benedetto, grazie alla collaborazione dell'associazione Bottega San Lazzaro che ci ha messo a disposizione la sede, proprietà del comune. E in questa sede si alterneranno questi ragazzi, li abbiamo accorpati a seconda delle loro nazioni di destinazione, quindi le prime due serate saranno dedicate alla Spagna con i ragazzi che sono stati in mobilità nella penisola iberica, il lunedì sarà il concerto jazz e martedì e mercoledì, martedì sarà il concerto dedicato agli studenti che si sono recati in Germania e mercoledì la chiusura con il Trio di Salerno con i nostri ragazzi che sono stati in Romania. L'ingresso è libero e siete tutti benvenuti e invitati. Io sono Anna Bellagamba, ufficio relazioni internazionali del Conservatorio di Musica Martucci di Salerno. È onore alla città di Salerno. Sono già 2 anni che noi collaboriamo con Erasmus e alla Chiesa di Santa Apollonia quest'anno si ripete l'iniziativa dei concerti del Conservatorio. Sicuramente avremo tantissimo pubblico e sicuramente i ragazzi del Conservatorio nei 4 giorni di concerto sapranno comportare egregiamente. La Bottega San Lazzaro, che sarà un evento culturale per la città di Salerno e non solo, anche un'esperienza per i ragazzi che hanno preso parte al progetto. Il nostro conservatorio è una realtà ormai consolidata a livello nazionale ed internazionale. Continua la città di Salerno a sostenere le opportunità che ci vengono dal confronto col resto d'Europa, con altre esperienze culturali, altre esperienze musicali. Abbiamo mandato tanti studenti all'estero a fare esperienze, a confrontarsi con altre realtà, tornano a Salerno in un progetto che ovviamente il Conservatorio ha portato avanti, coinvolgendo la Bottega San Lazzaro, quindi il tessuto in qualche modo culturale della nostra città, e siamo convinti di aver investito sul capitale umano che saranno appunto i ragazzi che potranno ovviamente portare a Salerno quello che è il frutto della loro esperienza trascorsa all'estero. Devo dire che questo mi fa piacere sottolineare che oltre il Conservatorio, questo progetto Erasmus, queste opportunità che vengono dall'Europa sono molto consolidate in città e vanno consolidandosi, se è vero come è vero che la nostra città e il nostro comune sta sostenendo tante iniziative e sono sempre di più che chiamano a questo confronto tra Salerno e il resto dell'Europa per mettere delle opportunità a disposizione dei nostri ragazzi.